ciao ragazzi, scusate l'aspetto tipo presentatrice del TG1, ma ho Amelie qua sulle gambe, non riesco a stare più dritta di questo. Allora, stasera video di acquisti, vi lascerò giù nell'info box il nome completo dei prodotti che stasera vi sto per mostrare. Niente, ho fatto un po' di acquisti di recente, ho comprato 3 paia di scarpe e un po' di cose che mi servivano. Queste scarpe le ho comprate, partirò dalle scarpe, che rispetto a quanto ho fatto durante gli ultimi acquisti che vi mostravo scarpe, vi facevo vedere anche indossate, stasera non lo farò perché ho difficoltà oggettive nel sistemarmi, però spero di riuscire a fare più possibile dei video outfit, così ve le faccio vedere, perché sono tutte e tre una più bella dell'altra, sono innamorata. Io quando acquisto scarpe e borse, se il cuore non mi batte all'impazzata, non le acquisto, quindi se un giorno, se in una giornata sono riuscita a comprare 3 paia di scarpe, vuol dire che ero proprio innamorata folle. Comunque, sono 2 ballerine e uno stivale. Mi sono tolta tutti i molari, tutti i denti, tutti i premolari, tutto mi sono levata, pure i canini e pure gli incisivi, per comprare queste scarpe, perché hanno un costo. C'erano dei piccoli saldi, però comunque hanno un costo. Partirò dalle ballerine. La prima è della Jeanette Sports, è una ballerina nera, ballerina libra. Questo è un 39,5 perché il 40 mi scappava dal piedino e quindi non si poteva prendere. La ballerina in questione è questa ballerina nera con questo effetto scamuscio invecchiato, morbido all'interno, con tutto il, qui con l'elastico, così mi trattiene il piede altrimenti scappa via. Avanti è una bella punta tonda con questa specie di fiocco e arricciatura. Ha un tacchetto di un paio di centimetri, così da evitare di portare la scarpa troppo bassa, perché portare le scarpe rasoterra praticamente distrugge, tra virgolette, la tendina di Achille per primo e poi tutta la struttura umana. Quindi vi consiglio sempre di portare ballerine o comunque scarpe non troppo basse, con dei piccoli rialzi o naturali della scarpa, o prendere delle piccole solette da inserire all'interno. Comunque, sotto vi stavo dicendo, a questo, non so se si riesce a vedere, questa struttura tipo scarpetta da ginnastica ed è bellissima, mi piace tantissimo, bella bella bella. Non so se vi ho detto quanto l'ho pagata questa. A listino stava 139, c'era lo sconto, quindi più o meno giù di lì 100. Non ho detto niente. La seconda ballerina, sempre un made in Italy, è la Mai Mai, è della Mai Mai. Qua il prezzo non c'è più, non lo vedo. No, vicino non c'è scritto, va bene. Questa è una ballerina. Quando ho visto questa ballerina, vi racconto la storia, ho detto, sì, vabbè, l'ho riguardata, ho girato il negozio, ho riguardato, ho fatto, ah, però, e ora capirete subito, è una ballerina blu elettrico con riferimenti azzurrini, ha questo bellissimo fiocco in tessuto in punta, con la punta che è più chiara, e poi è tutta glitterata, ma è un glitterato semi opaco, quasi satinato, mi piace da impazzire. Sotto fatta così, questa ha poco rialzo, devo mettere una solettina per stare più comoda, mi si è un po' alzato qua il nastro, non devo mettere un po' a posto, però è bellissimo, proprio bella, mi piace tantissimo. Una bellissima ballerina, non vedo l'ora di iniziare a mettere queste scarpine. Anche le ballerine non le porto in inverno perché sono molto pericolosa, quindi arrivati tipo novembre eccetera, tolgo di mezzo le ballerine, le scarpette da ginnastica e vado avanti solo con stivali, però fra un po' siamo ancora
febbraio, marzo, diciamo, metà marzo, inizio aprile inizierò a mettere ballerine, sarò la donna più contenta di questo mondo perché devo mettermi queste che sono troppo belle. Ultimo acquisto di scarpe, un altro salasso, uno stivali, sono della Amatanta, sì, anche questo made in Italy, sono nere, queste di listino venivano 129, bastate sempre a 100. Lo stivale è questo, è uno stivale alto che arriva a me a metà ginocchio, però è basso sotto, questa è la sua punta, non so se si riesce a vedere, particolarità sopra questa lavorazione con due differenti lavorazioni di pellame, dietro si congiungono queste due, dietro la lavorazione continua così e ha la cerniera che arriva fino qua. Queste le ho già provate, le ho messe l'altro giorno, sono molto comode, molto morbide, mi piacciono tantissimo. Le ho indossate con un jeans molto stretto, l'effetto è da cavallerizza. Io però le ho immaginate più alla Xina, per me uno stivale che arriva al ginocchio non è tanto pretty woman, quindi il tacco è una cosa un po' particolare, ma è tanto Xina. Io quando vedo questo stivale immagino un outfit molto aggressivo, molto accattivante, sì, però non sexy, non sia la pretty woman, per non dire il lavoro che faceva, come si chiama l'attrice? C'ho sulla punta della lingua. Ma mi dico, come si chiama? Julia Roberts? Sì, credo di sì. Comunque, invece è più stivale guerriera. Comunque, poi andiamo avanti con gli acquisti. Stamattina sono uscita, dovevo andare a fare un servizio e avevo un paio d'ore disponibili. Sono entrata in un negozietto e ho comprato, per rimanere in tema di aggressività, un paio di guantini in ecopelle addolciti da questo pizzo e da questo fiorellino qui in pizzo. Però sono mezzi guantini senza ditine, ora ve li faccio vedere se non l'ho schiesto prima. Aspettate, vi state muovendo? Non vi muovete. Eccolo, questo è il mezzo guantino, fatto così, molto dark. Queste qua stavano 11,39 euro, io l'ho pagato 2,29 euro, mi sono piaciute subito, non le potevo lasciare là. No, ci sarebbero rimasti troppo male, poverini. Sempre oggi sono passata in una profumeria e ho notato che avevano la Best Color, che è una marca italiana che non testa sugli animali. Non ho preso niente di questa marca perché non mi serviva nulla, ma ho voluto prendere in questo negozietto, oddio lo scontrino, scusate, queste ciglia finte della Emanuela Bifori, le Plus, queste sono le 4214, credo, l'unico numero che riesco a vedere. Sono ciglia finte normalissime, così per rinfoltire e allungare, non vi voglio accecare, le ho pensate per gli smoky, perché quando faccio un trucco pinnaposo, quindi molto naturale, con una bella linea di eyeliner, mi piace usare le mezze ciglia finte, altrimenti quando faccio gli smoky preferisco utilizzare queste che gli danno tanto volume e lunghezza. Poi l'altro giorno sono scesa, mi era finita l'acqua termale, ho trovato questa della Roche-Posay, acqua termale pelle sensibile, naturalmente ricca di selenio, antiossidante, addolcente, lenitiva, senza conservanti. Cercavo la mia solita delle acque termali di Salso Maggiore, però va bene anche questa qua. Ho preso anche della Schultz sia lo shampoo ravvivante alla camomilla che il balsamo. Lo shampoo lo tengo ancora, quindi questo qua lo metterò da parte. Il balsamo mi è finito, quindi inizierò a utilizzarlo già da domani. Utilizzo molto spesso i prodotti della Schultz camomilla perché sono i miei preferiti per i miei capelli biondi e poi hanno un profumo di camomilla paradisiaco. Io
solita bustina di Luna, sta da quest'altro lato, no, sta di qua. Allora, sono passata da Idea Bellezza e ho preso uno smalto della Sinful Color glitteroso, praticamente un trasparente con glitter argentati, si chiama Queen of the Beauty, è il 923, l'ho pagato 2,90 euro, se non lo rompo prima. Poi sono passata a un negozietto bio e ho comprato dell'Aleppo questo smalto correttivo per unghie, SOS smalto correttivo per unghie, olio di melograno, alga bruna, smalto correttivo effetto levigante, e l'ho pagato, perché queste cose hanno un prezzo abbastanza elevato per i miei standard, no, sto scherzando, 9,80 euro. Praticamente avevo uno smalto color carne, ma mi si è spatasciato a terra, lasciando ancora residui, per livido ancora residui a terra, e ho pensato, spesso e volentieri quando faccio l'unghia color carne, a me piace più l'effetto unghia naturale, mi piace anche l'effetto manicure da manichino, quindi uguale color carne, cioè le unghie lo stesso colore della mano. Però più delle volte ricerco un effetto unghia molto naturale. Potrei mettere tranquillamente lo smalto trasparente, però è curativo e tutto il resto. Vabbè, ce l'ho speso, non fa niente. Poi papà è stato a una fiera, mi ha portato questa crema mani della Voco Viola, è un Made in German. Di questa marca ho già usato il lip balm con protezione, un peeling, e mi sono trovata bene. Sono curiosa di provare anche la crema mani. E ho comprato questa collana con ciondolo, non tanto da tenerlo unito insieme, quanto devo utilizzare la catenina per metterla vicino al ciondolino con scritto Maggie e portarla sempre all'altezza del cuore. Anche se questa è troppo doppia, quindi comunque sono ancora alla ricerca di una un pochino più sottile. E poi vabbè, mi piace anche il pendentone che è rimasto, che mi terrò, lo metterò ogni tanto, però la cosa principale mi serviva questa. Ok, acquisti dell'ultimo periodo, il video acquisti degli acquisti dell'ultimo periodo finisce qua. Spero, scusate il caos, spero di avervi tenuto compagnia. Io e Amelie, che mi ha fatto compagnia riscaldandomi le gambe, vi salutiamo, vero piccola? Saluta! Ciao! Ci vediamo nel prossimo video. Fai in gamba? Non lo vuoi fare in gamba? No! Manda bacino? Manda bacino? Manda bacino? Non vuole mandare bacino, c'ha sonno, c'ha sonno lei. Comunque io vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video e in gamba!